Un gioiello di lusso che parla di te. Cameo italiano. Ciao Deborah! Ciao Manu! Felicissime di essere insieme a voi, insieme a Cameo Italiano naturalmente. Assolutamente. Allora, adesso parliamo di un anello molto importante. Sì. Dal design lineare. Dal design lineare, ma impreziosito da queste greche che in qualche modo creano una cornice sul protagonista indiscusso che è il cameo, che in questo caso abbiamo con dei fiori. Stupendo, sembra un bouquet proprio floreale. Sì, da questa forma che poi lo rende, diciamo, Sì, massiccio, ma in qualche modo delicato allo stesso tempo. delicatissimo. Pensate anche tutta la maestria che c'è in questo che è in Lavorazione. questa lavorazione. E questo è un anello, un gioiello, un'opera d'arte. Sono gioielli unici. Sì, Questo è assolutamente. meraviglioso. E noi non finiremo mai di ringraziare abbastanza la famiglia di Luca per queste meraviglie. E senti, ma tu questo su chi lo vedi? Su quale donna lo vedi soprattutto? Una donna più grande, una donna più giovane, una signora dell'alta società? Guarda Manu, tutte le età, perché questo è anche il bello dei gioielli cameo, Sì. che sono di tendenza e vanno bene, abbracciano tutte le età. Questo ci piace tantissimo, e anche un pochino tutte le fasce della nostra società. Sì, E sì. sono anche molto trasversali, nel senso che tu li puoi indossare tranquillamente da mattina a sera. Quindi sono quei gioielli che sfrutterai tantissimo e sarai felice di indossare, perché poi parlano anche di noi, parlano dell'Italia, del Made in Italy, della tradizione, fanno pensare alla storia, alle famiglie, però sono anche ricchi di Tutti innovazione. hanno un cameo nel cassetto di qualche nonna, Sì. quindi. Lo sai cosa mi viene da pensare? Può essere un'ottima idea, regalo anche per una giovane sposa. Sì, No? Tu vai a certo. regalare un gioiello, un Certo. cameo, magari proprio la stessa famiglia o anche il futuro marito, Anche personalizzato, con Certo. dei nomi, con dei volti, con Sì? degli stemmi di famiglia, con qualsiasi cosa. Che meraviglia. Senti, noi siamo nel negozio che è qualcosa di meraviglioso, sembra di essere in una reggia veramente. C'è anche un'energia bellissima, proprio che ti fa rilassare. E in centro a Roma, a via Francesco Crispi, Nella il via nostro dell'artigianato. è Quindi quale miglior l'artigianato. posto per promuovere l'artigianato Eh sì, italiano, il Made in che Italy? pullula proprio di turisti. E Sì, io sì, so sì. che i turisti, non solo noi italiani, ma i turisti apprezzano moltissimo questi Li gioielli. apprezzano moltissimo, è una cosa E incredibile. soprattutto chi li apprezza? In modo particolare gli americani, gli Sì? orientali, Wow! siamo molto affascinati. E perché cosa dicono? Cos'è che li attrae? Li attrae questa combinazione, appunto, questa fusione fra la tradizione, perché ci sono anche degli italo-americani che hanno i camei in Certo! casa degli avi, però rivisitati così in chiave moderna non li hanno mai visti e quindi rimangono incredibilmente stupiti. Ma dimmi una cosa. I turisti americani sono molto splendidi, fanno tanti regali alle loro Sì. signore. Sì, Ah, fanno molti sì? regali, fanno assolutamente molti regali e anche diciamo ai figli piuttosto che a parenti, quindi Più tornano. degli italiani? È un pochettino. Sì, devo dire Beh, sì. bravi, complimenti allora a questi Complimenti. signori. Senti, allora, questo è un anello che basterebbe già da solo perché Basterebbe già da solo, impreziosisce, però lo le mani. possiamo impreziosire con questo Wow! bracciale, che è molto molto raffinato. Qui abbiamo gli stessi zirconi che ci sono anche sulla base dell'anello, quindi crea un collegamento chiaramente. E poi è bello anche il contrasto di questo bracciale che è molto fine e Sì! delicato con l'anello che è altrettanto fine ma è più importante, più Sì, massiccio. mi piace Quindi moltissimo questo contrasto, sì. perché se anche il bracciale fosse stato Importante, massiccio, magari sarebbe stato troppo. esatto, invece proprio con questo meraviglioso cameo ovviamente, da abbinare all'anello che è un po' più massiccio, mi piace moltissimo, si sposa molto bene, quindi una parure proprio ben calibrata. Ben E calibrata. sai, pensavo, questo bracciale può essere perfetto anche come regalo ad un battesimo. Sì. Perché lo regali a una bambina che poi lo indosserà quando magari sarà adolescente, Grande, poi anche in tutta la adolescente. vita, e regali proprio la tradizione, ma nello stesso tempo regali qualcosa di molto particolare. Sicuramente, Manu.